Buongiorno, ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Spero di sì. Allora, sono un po' in ritardo, dico la verità, ma c'è anche un motivo, e cioè stavo finendo il file del Fantacalcio, quindi questa sera ci vediamo su Twitch per la live reaction a Empoli, Juventus, e chi si abbonerà o chi si è già abbonato lo aspetto all'interno del gruppo Telegram riservato agli abbonati perché ho appena completato il file riservato appunto agli abbonati. Ci ho messo un po', deve essere ancora completato con le partite di questa sera, ovviamente non posso predire il futuro, però iniziamo ad esserci, ho le idee abbastanza chiare, domani avrò il Fantacalcio degli YouTuber, poi vi posterò, faremo un video insieme in cui andrò a raccontarvi la mia rosa, quelle che sono le mie motivazioni per la creazione di una rosa simile, e poi venerdì avrò anche il Fantacalcio con gli amici e vorrò seguire un pochettino la stessa onda, la stessa idea. Quindi ci vediamo anche per parlare un pochettino di Fantacalcio, in realtà, nelle prossime ore. Allora, ieri ci siamo visti un po' tardi, anche ieri, ormai sta diventando un vizio, però vi chiedo scusa, ieri avevo un matrimonio, la connessione non ne voleva sapere di caricare il video della conferenza stampa di Allegri. Ho visto che bene o male siete d'accordo con quello che è stato il messaggio di fondo, e cioè io capisco la rosa non di primissimo livello in questa stagione. Io capisco anche un mercato fatto al risparmio, anzi io l'ho definito un non mercato, e anche qui vi ringrazio per i commenti che avete lasciato sotto il video della valutazione del mercato. Io capisco tantissime cose, capisco che in questo momento forse davvero come rosa sei al quarto posto come valore di rosa, poi di questo parleremo meglio nel video che uscirà martedì, e cioè quella che secondo me sarà la stagione della Juventus, dove arriverà Juventus in Serie A e tutta la classifica finale, la squadra favorita per lo scudetto. Vi dico assolutamente tutto nel video che uscirà martedì e che registrerò stanotte prima di partire per Roma, così martedì non ci sarà bisogno di registrare un nuovo video, sarà appunto questa roba qua. Però un conto è dirselo internamente, nello spogliatoio magari o in dirigenza, quindi dirigenti, allenatore, dirsi certe cose, un conto è doverlo sottolineare ancora una volta ai giornalisti. Io avevo detto che mi era piaciuta la conferenza stampa pre-Bologna, proprio perché Allegri non era tornato su quelle robe lì, anzi era andato un po' a difendere la squadra, a stimolare i ragazzi dicendo sì, vabbè, questa rosa è più giovane, ci sono giocatori meno d'esperienza, ma non significa che siamo più scarsi, vedremo poi alla fine dell'anno dove siamo arrivati. Cioè, sono proprio discorsi di comunicazione che, secondo me, sono differenti. E il messaggio che passi è uno, il messaggio che passi è un altro. Poi io spero a questo punto che si possa seguire la linea di quando non mi piace Allegri nella conferenza stampa si vince, perché anche pre-Udinese non mi era piaciuto, eppure la Juventus nei primi 45 minuti era andata molto molto forte. Però anche lì si era parlato di obiettivi minimi, di qualificazione al quarto posto, perché poi se inizi a buttare, secondo me, nell'aria questa narrazione, questa volontà di dire no, la Juve deve arrivare a quarta. Cioè, alla fine dell'anno, se poi è arrivata a quarta, la Juve dice oh, bene, siamo stati bravi, abbiamo fatto la nostra stagione. Sì, ma non si può ignorare che, uno, la Juventus ha uno degli allenatori più vincenti in Serie A, due, la Juventus ha una delle rose più costose in Serie A, tre, la Juventus ha uno dei monti ingaggi più elevati in Serie A, che non vanno in campo, certo, queste non sono cose che vanno in campo, però sono gestioni della Juventus. È già quest'anno che la Juventus è stata brava, secondo me, a togliere tanti ingaggi pesanti, rimane comunque una delle squadre con i calciatori più pagati, e se sono più pagati un motivo ci deve essere, perché sennò significa che sono stati incompetenti quando sono andati a dare quelle valutazioni lì. Leggevo che la Juve in questo momento sta cercando di rinnovare alcuni contratti per cercare di abbassare alcuni ingaggi, ben venga questa cosa se si riesce a spalmare. E in ultimo non si può ignorare il fatto che la Juventus quest'anno avrà una sola competizione e quindi tutta la settimana a disposizione per lavorare al 100%, per cercare appunto di migliorare quelle che sono le prestazioni, le posizioni in campo, banalmente cosa fare con la palla tra i piedi negli ultimi metri, cercare di aumentare la velocità di passaggio. Sono tutte cose sulle quali dobbiamo lavorare, ma mica da quest'anno, sono tante cose che ci stiamo dicendo da tanti anni. E secondo me tutto questo viene racchiuso in una sola parola, che è continuità. Queste cose funzionano, queste cose migliorano quando tu riesci ad immaginarti una formazione titolare. Cioè, se io penso, non lo so, penso al Milan, che l'altra sera ha giocato con la Roma. Bene, ce l'ho in testa la formazione del Milan, cioè Magnani in porta, c'è Calabria a destra, c'è Theo a sinistra, al centro ci sono Tomori e Chao, in questo momento anche se Tomori poi è stato espulso, a centrocampo c'è Krunic che sta facendo una stagione d'abile mestierante, che è un po' il giocatore fuori nome rispetto ai Renders e Loftus-Cheek che sono partiti molto bene, c'è Leao a sinistra, c'è Pulisic a destra, c'è Giroud in attacco e poi ci sono le sostituzioni, cioè sai che Chukwueze e Okafor in questo momento è lo stesso giocatore che è arrivato dalla Fiorentina, Jovic, non mi veniva il nome, sono comunque riserve.
di questi. Cioè, lo sai che Pobega è una riserva, lo sai che oggi Kalulu è una riserva. Cioè, hai delle gerarchie. Nella Juventus non ci sono, purtroppo queste cose mancano, la Juventus continuano a mancare, e il fatto che si continui ad evidenziare e sottolineare che purtroppo la Juventus, da quando è tornato Allegri, non ha mai confermato per due volte in maniera ufficiale una formazione, fa male. Questa è la probabile formazione di oggi: Perin, Danilo, Bremer e Gatti, Rabiot, Locatelli e Miretti, McKennie e Kostic sugli esterni, Chiesa e Vlahovic. Cosa c'è qui di continuità? L'attacco. L'attacco è l'unica cosa che non è mai stata cambiata, perché in porta, vabbè, qui è un discorso relativo a un infortunio, ci può stare che giochi uno piuttosto che un altro, io mi concentro più sui 10 di movimento, perché la porta può essere appunto un discorso di infortuni, scelte tecniche, è molto complicato. La difesa abbiamo già il primo cambio, che secondo me è un cambio positivo, perché Gatti piuttosto che Alessandro ci sta, e ci sta la grandissima. Quindi avrei gradito, vi dico proprio la verità, di rivedere riproposti su 10 giocatori in movimento, 9 con un solo cambio, cioè Alessandro per Gatti, e mi va benissimo. Vado a vedere il centrocampo, torniamo indietro, andiamo al centrocampo di Udine, quindi vuol dire che c'è la volontà di alzare Miretti un pochettino di wing pressing, perché con Fagioli non è stato fatto, si sta cercando di ragionare, di capire perché queste scelte di formazione. Locatelli confermato, ieri Allegri ha detto: mi è dispiaciuto che Locatelli e Sandro siano stati fischiati, sono due professionisti, uno lo cambia, uno lo conferma, anche questa è una gestione un po' particolare. La cosa che cambia di più sugli esterni, perché io tante volte ho sentito che la Juventus è cambiata poco, ma è cambiata tanto perché sugli esterni è quello che fa veramente la differenza. Io sono d'accordo, perché Cambiaso e Weah ti danno delle opzioni diverse rispetto a quelle che ti danno Kostic e Cuadrado, che c'era l'anno scorso, ancora diverse rispetto a quelle che sono le opzioni che ti possono dare Kostic e McKennie. Allora, perché cambiare nuovamente? Perché nonostante una settimana di lavoro non si va a confermare quella che poteva essere la Juventus che abbiamo visto nei primi 45 minuti con l'Udinese, e la Juventus che ha provato senza riuscirci a fare quello che doveva fare col Bologna? Perché questa settimana non si è lavorato sugli errori che ci sono stati col Bologna per cercare di annullarli, e adesso andiamo invece a fare un ulteriore cambio di formazione sugli esterni che cambia tantissimo il modo di interpretare la partita? Perché? Cioè, queste sono cose che non riesco a spiegarmi, non riesco a capire, queste sono proprio cose che mi mandano un po' nei matti, perché non riusciamo mai a dare continuità di formazione, non ce la facciamo mai, e non è un problema da poco, attenzione, questo è un problema molto, molto importante. Quindi questa dovrebbe essere la formazione di oggi della Juventus. Io guardo anche un po' la fascia destra, Gatti è un giocatore che spinge molto, quindi mi viene a pensare, Allegri mette McKennie perché è più contenitivo, e quindi Gatti può avere quella corsia libera, non lo so, è una delle cose che mi viene da dire, però guardo questa formazione e dico la verità, non sono contento, non sono soddisfatto, è una formazione che non mi piace, anche perché mettiamo titolare Kostic dopo che ha fatto 0 minuti nei primi due, allora mi viene da dire, era stata soltanto una ragione legata al mercato, c'era la possibilità di far partire Kostic, non è partito, bene, allora torna titolare. Questo mi viene da pensare, perché se no non si spiega che Cambiaso venga già tolto. Io ieri vi dicevo, secondo me Kostic a sinistra e Cambiaso a destra comunque lo puoi provare. Perché McKennie? Che è un altro giocatore che è tornato dentro la Juventus dopo che era stato ceduto e non è stato riuscito a essere riceduto e quindi è rimasto. Cioè, non mi sembra che ci siano delle linee guida predefinite alla Juventus, specifiche, logiche. Mi sembra che sia un po' tutta la giornata, tutta la carlona, e ancora una volta basarci su quelle che sono le caratteristiche degli avversari piuttosto che le nostre, cercare di annullare gli avversari piuttosto che far risaltare le nostre qualità. Oggi affrontiamo un Empoli che ha fatto 0 gol in campionato. Era forse anche il momento giusto per cercare una trazione anteriore ancora maggiore, cercare di sprigionare tutto quello che questa Juventus può sprigionare. Invece vedere McKennie lì sulla fascia, devo dire la verità, un pochettino mi dà tristezza, perché mi aspetto quindi una Juve che prova ad attaccare completamente la sinistra con Kostic, che deve andare al cross, che probabilmente si andrà a pestare un pochettino i piedi con Chiesa, che quindi dovrà rimanere molto centrale. Se nelle altre due partite vi dicevo apprezzo tanto la formazione probabile, questa probabile formazione in realtà mi lascia delle vibrazioni non troppo positive. Ma voglio sapere la vostra anche qui sotto nei commenti. Questo non significa che l'evento non riuscirà a portare a casa i 3 punti,
Però oggi non solo i tre punti, credo che in questo momento la Juventus abbia bisogno di tre punti e della prestazione, perché c'è davvero bisogno di ridare entusiasmo a un ambiente che è un po' scarico, un po' spento, perché non si capisce cosa vuol fare la Juventus, dove vuole andare la Juventus. Dopo un mercato del genere, secondo me, c'è ancora più bisogno che dentro il campo si verifichino determinate cose per dare ancora più entusiasmo. La Juventus, i tifosi della Juventus in questo momento hanno bisogno di questo, e spero che questa sera si possa andare a letto tranquilli, sorridenti e contenti. È una partita sulla carta facile, più facile rispetto alle altre, però bisogna metterci impegno per portare a casa il risultato.